Voilà! Oh, bene. Ciao ragazzi. Allora, dunque. Ora vedo che fuori c'è meno 8 gradi. Meno 8 gradi. Allora, domani Putin fa il comizio qui in piazza sotto, se vogliamo andarlo a sentire. Allora, dunque, per scendere da questo. Dunque, cosa facciamo oggi? Oggi facciamo, proviamo a fare il lievito. Facciamo il lievito, non proviamo a fare il lievito. Oh, non l'ho mai fatto, quindi se non l'ho mai fatto, però dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare. Allora, dunque, prendiamo una terrina, voglio fare qua, oh. Prendiamo una terrina, poi prendiamo un po' di farina e la mettiamo un po', allora dipende da quanto poi pane vogliamo fare. Allora, una terrina, così. Oh, poi prendiamo un cucchiaino. Di acqua, allora un cucchiaino, un po' di acqua, eccetera, un po' di zucchero per far sì che, perché dunque, allora la farina, se noi la mettiamo a questo punto qua, cosa succede? Succede che praticamente la lasciamo lì senza niente, quindi il procedimento è più lungo, ma intanto con i marcisce da solo, però per fare il lievito ci vorrà 2 o 3 giorni, io l'aiuto con un pizzico di lievito già lievitato, tanto per dare tempo, però se uno si può fare anche tranquillamente senza questo. Allora, proviamo a farlo senza lievito, tanto che cavolo ce ne aspetta. Allora, impastiamo bene la farina, era da fare una specie di cremina, tipo un budino, ma un po' più lento, un po' più liquido. Ecco, mettiamo un po' di zucchero che aiuta la fermentazione. È così questa consistenza qua. Sì, mi raccomando, mischiare bene, dopodiché fatto questo, ma non ho voluto mischiare tutto. Allora, adesso abbiamo messo il composto in un, io l'ho messo in un bicchiere dove riesco a vedere i gradi, quindi ci vuole gli occhiali, vabbè, ma comunque un bicchiere dove possiamo regolarci se funziona o non funziona con le parole, no? Lo mettiamo in un bicchiere graduato, oppure ci facciamo un segno con il pennarello nel caso eventualmente un segno con il pennarello. E poi lo copriamo bene, io sto usando della carta spagnola, ma usare la carta, una pellicola, qualcosa, l'importante è che non prenda aria, ecco qua, qui, dunque, vediamo un po' qua, siamo a 100 mi sembra, sì, 100, ora, dunque, fatto questo, cosa facciamo? Lo prendiamo, lo mettiamo nel frigo, in basso, e lo lasciamo lì per un 24-48. Allora, sono passate 24 ore, andiamo a vedere il nostro lievito. Il lievito, perfetto, sta funzionando. Vediamo un po' se ve lo riesco a far vedere, ecco qua, vedete? Il lievito sta funzionando, quindi praticamente adesso dobbiamo fare
guarda, aspetta, però adesso sto facendo una cosa. Richiamami la finestra? Sì, sì, silenzio, amici. Silenzio, ah! Temperatura ambiente la lasciamo peraltro per un altro 24 ore. Allora, e vediamo, sono passate praticamente 10 ore. A questo punto è quasi raddoppiato.